Abbiamo presentato sia degli emendamenti alla risoluzione del Partito Democratico, perché senza insomma, tergiversare tanto, hanno la maggioranza, se la voteranno, e quindi noi abbiamo cercato di contribuire rendendola un pochino più efficace rispetto a quella che è, e abbiamo presentato però anche una nostra risoluzione per far capire qual è il nostro punto di vista, perché qui a me sembra di essere un po' alla sagra della demagogia, perché il PD che pone rimedio a degli errori fatti dal PD facendo un bail-in retroattivo, andando anche contro la Costituzione, mettendo in ginocchio un'intera provincia, adesso il PD si attiva per salvare la faccia più che i cittadini, perché i cittadini li ha già rovinati. Prova a salvare il salvabile, però sostanzialmente si continua a mettere nelle mani di un governo che ha messo in ginocchio questa provincia, non solo con questo decreto salvabanca, ma una provincia già martoriata. Ricordiamo il fallimento della Coop Costruttori, che nessuno in Italia sa essere il terzo crack finanziario dopo Parmalat e Cirio. Un territorio martoriato da un terremoto, una provincia che ha la maggior spesa sanitaria pro capite, e sappiamo tutti grazie a che cosa, in tutta la regione. Insomma, direi che i cittadini della provincia di Ferrara ne hanno già abbastanza. Questa risoluzione per noi mette di nuovo nelle mani del governo la palla nelle mani del governo, e direi che ha già dimostrato il governo italiano di non essere in grado di tutelare gli interessi dei cittadini, salvo qualche raro caso, magari quando di mezzo ci sono padri, fratelli, sorelle o fidanzati che mandano SMS riguardo agli emendamenti da approvare. Riguardo alla risoluzione della Lega, capiamo l'intento, capisco il consigliere Fabbri, però ci sembra anche quella poco concreta, nel senso che noi ci auspichiamo ovviamente che tutti coloro che hanno subito dei danni, tutti i cittadini che hanno subito dei danni da questa situazione vengano giustamente risarciti. E quando dico giustamente, intendo, citando Don Milani, dire che non esiste ingiustizia più grande che fare parti uguali tra diseguali. Comunque, auspicando, volendo assolutamente che tutti quanti vengano rimborsati, secondo noi vanno comunque date delle priorità qualora le risorse non permettessero di poter risarcire tutti quanti. Non bisogna confondere gli speculatori con i risparmiatori. Gli investitori consapevoli dagli investitori inconsapevoli che si sono affidati a una banca del territorio che non ha saputo tutelare il territorio stesso. Non vogliamo equiparare il piccolo risparmiatore che magari appunto ha messo la maggior parte dei suoi risparmi in questa banca trovandosi sull'astrico, con magari il grande imprenditore che ha messo una piccola quota del suo portafoglio e che sì, chiaramente è stato danneggiato ed è giusto che venga anche risarcito, ma sicuramente in seconda battuta rispetto a quei cittadini che oggi si trovano in ginocchio. Quindi questo è l'intento della nostra risoluzione, è l'intento dei nostri emendamenti. Riteniamo che tra gli atti proposti oggi, il nostro sia quello più realistico. Ad esempio, si è parlato di mala gestione per quanto riguarda le banche. Sì, peccato che cosa è successo col bail-in? Anziché far pagare i responsabili, si fanno pagare i cittadini. A noi sembrerebbe più giusto far pagare i responsabili di questa mala gestione, non chi ha investito i risparmi di una vita fidandosi della banca del territorio. Dove eravamo quando si parlava? Dove eravate voi? Proprio perché eravate lì, dovevate intervenire. Noi personalmente eravamo ancora semplici cittadini, come ci riteniamo di essere tuttora, ed è per questo che secondo noi la nostra ottica, il nostro punto di vista ha una grande forza, quella della libertà. La libertà di non dipendere da poteri economici, da lobby, da interessi, da banche. Il Partito Democratico ha effetti un po' nefasti sulle banche, basti guardare Montepaschi, che non gode esattamente di ottima salute nonostante i 3,9 miliardi già ricevuti in passato sempre dallo Stato italiano. Quindi insomma si tenta sempre di salvare gli interessi economici
paventandoli come interessi dei cittadini, quando però si va a pescare dalle tasche dei cittadini. Quindi, ripeto, voteremo contro la risoluzione del Partito Democratico, ci asterremo per quanto riguarda quella della Lega, ci dispiace che per una bandiera voteranno contro la nostra, non capendo che l'intento è lo stesso, cioè quello di tutelare tutti quanti, chiaramente dando delle priorità, perché non possiamo equiparare chi appunto ha speculato con chi ha investito dei risparmi, non possiamo paragonare chi ha acquistato un'azione a un titolo a un valore nominale con chi magari ha approfittato delle oscillazioni del mercato interno, magari in un momento in cui erano a ribasso e quindi ha speculato su quell'obbligazione piuttosto che. Quindi secondo noi vanno comunque date delle priorità e degli ordini di risarcimento, augurandoci che chiaramente vengano ristorati tutti quanti.